Snodo cruciale in chiave terzo posto il Pescara ospita, il Cesena che finora ha fatto della regolarità la sua virtù peculiare. Squadra pragmatica, estremamente solida, efficace e pericolosa in attacco. 42 reti realizzate, appena 22 subite. Poco meglio hanno fatto solo Modena 21 e Reggiana 18 gol al passivo. La porta romagnola è rimasta inviolata in 18 delle 31 gare sin qui disputate. I clean sheet del Pescara sono stati soltanto 6, una differenza sostanziale. In classifica i punti di vantaggio del Cesena sono 5. L'obiettivo dei biancazzurri? Vincere senza tuttavia rischiare di perdere. Nelle ultime 6, infatti, il Pescara, a differenza delle rivali, non avrà altri scontri diretti. I romagnoli giocheranno in casa contro Reggiana ed Entella. I liguri di Volpe, dopo il match casalingo con l'Ancona Matelica, se la vedranno in trasferta con Cesena appunto e Reggiana. Ne testa a testa con le prime il Pescara ha conquistato in 9 partite appena 6 punti su 27 a disposizione. Auteri rivolge un appello alla tifoseria. Ci piacerebbe a me e ai ragazzi avere un contributo importante di pubblico, come poi per avere un supporto come il pubblico pescarese saprà fare, ma sono sicuro che avverrà. Ancora ai margini Giambo, Veroli fermato per un turno dal giudice sportivo, l'ex Drudi recuperato, Pompetti non è al top ma stringerà i denti. Il probabile 11-4-3-3, Sorrentino tre pali, in difesa gli ex Drudi e Zappella insieme con Ingrosso e Frascatore, novità sostanziale del reparto arretrato. A metà campo Pompetti, Derisio e Pontisso, davanti Clemenza, Ferrari e Rauti. Non so se è decisiva, ma è molto importante, questo sì. Il Cesena è una squadra che ha un ottimo possesso palla, una squadra organizzata, con ottime individualità. Ha fatto un percorso importante fino adesso in questo campionato, però noi non siamo da meno. Per contro Cesena privo di Calderoni, Mulè, Missiroli, Zecca e dell'ex Rigoni. Ilari al rientro dalla squalifica, 4-3-2-1, Nardi tre pali in difesa Candela, Pogliano, Ciofi e Favale. Brambilla in cabina di regia, Mezzali, Steffè e uno tra Ardizzone e Ilari. In attacco Caturano e Pierini a supporto di Bortolussi, 28 gol in 3, 10 a testa per Pierini e Bortolussi, che tuttavia nel girone di ritorno ha frenato un solo centro in casa con la Vis Pesaro, il tecnico William Viali. Siamo consapevoli che è una partita complicata, inutile che sto a elencare i motivi perché li sapete meglio di me, grande qualità nella rosa, tanti giocatori, nell'ultimo periodo stanno giocando anche in modi diversi, però ci arriviamo nel momento giusto, un momento positivo e quindi del resto anche loro, credo che sarà una partita aperta, una partita divertente con due squadre che faranno di tutto per superarsi. In gare di campionato il Cesena non ha mai vinto a Pescara, ci è riuscito solo in Coppa Italia nel 94, gol di Dario Hubner, e nel 98 3-0 doppietta di Agostini e rete di Superbi. Le immagini di alcuni precedenti all'Adriatico, 10 marzo 1985 Serie B, netta affermazione del Pescara del compianto Enrico Catuzzi, 3-0 marcatori Giancarlo Tacchi su punizione, De Martino e Vagheggi. 31 dicembre 1988 Serie A, stesso verdetto. Gasperini sblocca su calcio di rigore, quindi l'arbitro Paparesta espelle Calcaterra e Josic, i biancazzurri di Galeone ne approfittano, 2-0 di Rocco Pagano che infila Sebastiano Rossi e Tris ancora sul rigore, firmato dal solito Gasp. 15 settembre 1991 Serie B, Cesena in vantaggio con Lantignotti nella ripresa, il ribaltone dell'11 di Galeone, prima il grandestro di Max Allegri, poi lo splendido a solo dell'ex Giacomo Ceredi al primo gol con la maglia del Pescara. Sempre in Serie B, 22 gennaio 1994, cross di Palladini, perentorio stacco di testa di Andrea Cardevale che precede Barcella, avanti i biancazzurri di Giorgio Rumignani, pari capolavoro di Piraccini. Nei minuti finali però il sorpasso definitivo, lancio di Giacomo Di Cara, sponda di Carnevale girata sotto misura di Salvatore Alfieri, gol tutt'altro che banale. Infine 15 aprile 2016, 1-0, successo nel segno di Gianluca Lapadula, autentico gioiello in acrobazia su assist di Cristian Pasquato, qualcosa di meraviglioso.